E un cordiale saluto ragazzi, bentornati sulla Formula 1 dimenticata e si ritorna con la carriera scuderia all'Andrea Moda dopo una settimana di pausa, causa ferie. Il personale insomma ha chiesto una settimana di ferie perché stava lavorando un po' troppo e quindi diciamo che c'è stata questa piccola pausa, però adesso siamo pronti qua per intraprendere la nostra bellissima e intraprendente carriera. Tra l'altro il volante che c'è lui è esattamente, la struttura è esattamente quella che ho io, quindi proprio, siamo proprio all'avanguardia come strutture di allenamento per i piloti, è proprio uno spettacolo. Allora, facciamo un piccolo recap. Allora, siamo la penultima scuderia dell'otto, quindi diciamo tutto regolare, direi. Vi ricordo la nostra posizione in classifica: noi abbiamo i nostri quattro bei punticini, sono oro colato, e quindi noi abbiamo già fatto il nostro, più del nostro per questa stagione. Siamo non in classifica costruttori, quindi direi bene. La safety car di Melbourne ci ha aiutato. Il telaio è ex colonia, ma è sempre qui, il telaio, cioè questa macchina qua è sempre sul telaio della colonia, cioè capito? È proprio questo. Ma le mie stesse cuffie, prese su Amazon, una quarantina di euro mi pare. Che dice Andrea Sassetti? Andrea Sassetti è un po', come dire, agisce un po' nell'ombra perché non si vuole fare troppo vedere, perché insomma ancora c'ha un po' di, anche se non c'è più Eccleston, eh? Quindi già insomma, con Eccleston sappiamo che non si sono lasciati proprio bene 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 bene, però preferisce stare nell'ombra perché non sia mai che esce la polizia e se lo porta via, capito? Non ce ne frega niente di fare questo. Allora ragazzi, siamo a Baku, andiamo in Azerbaijan. Cioè, capito, è meglio non farsi vedere troppo in giro, perché magari polizia e carabinieri potrebbero non prenderla benissimo. Bene, vai. Ma perché non dare così tanto angolo sterzo? No, così non va bene. Non è possibile. No, no, c'è qualcosa che non mi torna, proprio zero. Provo a fare un riavvio. Sì, l'importante è capire, infatti sto cercando di capire come binotto. No, Damix, perché non gira la macchina, non gira la macchina e non capisco il perché. Cioè, per fare curve che normalmente devo girare il volante a 90 gradi, devo girarlo il doppio. E così, cioè, così inguidabile. Sembra di sì, sembra che ci siamo. Riavviando il PC il problema si è risolto. Ragazzi, non chiedetemi perché ci avevano dato il pezzo rotto di Pupo Moreno. La classica magia di avviare, esatto. Wow. No, ma sono proprio i meccanici dell'Andrea Moda, e come al loro solito, cioè, danno pezzi fasulli ai secondi piloti, perché Nissan è quello che porta i soldi, no? E quindi danno i pezzi meglio. Vai Andrea Moda, facci vedere tutta la tua potenza sul dritto. Dai! Che è? Prima posizione. Hai appena portato a casa il miglior tempo. Come si fa a vedere la difficoltà? L'avevo messa, lasciata a 75, l'altra volta ci hanno sverniciato. Stasera ragazzi, tutte cose strane, no, non si sa cosa è successo. Non so se con la patch la difficoltà è stata
Ora, 17esimo, stai a vedere. Perché ci sta pure quello, eh. No, nono. Nono. Onesto. Andiamo un po' Nissani. Ultimo. Cioè, lo vedete, ragazzi, avete il volante giusto, cosa succede? Ah, niente, primo tentativo andato a puttane. Boxia nel primo settore. Non riesco a trovare il punto di bordo alla curva quella prima del castello. Cioè, non riesco a trovare il punto di frenata giusto. Arrivo troppo veloce, arrivo troppo lento. Grande Leone, grande, abbonato di nuovo, grandissimo. Attenzione Ivan! Attenzione Ivan! Ti strappa il miglior Fantastico, hai tempo? registrato il... Attenzione, questo Ivan Capelli che entra in Q3. It's not true. That's impossible. Direi che a questo punto palesemente la difficoltà è stata, cioè, è stata modificata rispetto a come era prima. Quindi direi di non approfittarcene troppo e direi di... Cioè, voglio fare una cosa abbastanza realistica. Ok? Che già essere in P10 è già troppo. E a questo punto allora alziamo la difficoltà. 60. No, ma come 60? Ecco perché. Diciamo che abbiamo approfittato di un bug del sistema per partire in decima posizione. E andiamo. Vediamo se almeno in partenza i problemi non li abbiamo. Devo stare molto guardingo. Non voglio avere problemi. Già per noi l'11° posto è grasso per cola. Ocon, non ci rompere le palle. Stiamo accumulando usura su MGUK. Sì, Dobbiamo non mi moderare le rompere le modalità di eruzione palle. delle... Vedo una gara più in difesa che in attacco perché siamo in una Ok, posizione una che non bella ci partenza. compete. Proviamo a salire adesso. E Alex subito ci sbugiarda. Ecco, vedi che mi distrai. Allora, Ricciardo e Bottas hanno una mescola di svantaggio. Magari se non faccio queste cagate. Oh, attenzione, ci attaccano in due, ci attaccano in due, ci attaccano in due. Ma noi resistiamo. Allora, lo svantaggio su Bottas non si sta alzando più di tanto, però lui... Oh, ho preso il cordolo esterno. Mi ha destabilizzato tutta la vettura. Bandiera gialla. Chi c'è? Chi si ritira? Attenzione, una Ferrari? Leclerc? Bottas? Ok, il distacco è 3,4 secondi. Il distacco dal tuo compagno di squadra Attenzione, è di Bottas si ritira, siamo in 7,4 secondi. P10. Safety car, niente, eh? Dai, deve essere scampato anche per questo giro, forse, sì.
Al prossimo ci fermiamo. Dai, siamo in P10. Siamo in P10. Questa Andrea Moda, come va? Hamilton ha imboccato la corsia dei box proprio in questo momento. Non mi dà le informazioni che non servono. Dimmi cosa fa Honda piuttosto. Come si dice nella nostra parte, oh Hon. Fai attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Imbecille, me ne sono già accorto da solo. Imbecille. Oddio! Cosa fa Hon? Mi ha superato mentre stavo andando ai box. Ah, ecco. Ah no, è stato bene. Bene, bene. Complimenti a te e alla crew. Siamo soddisfatti. Fai attenzione alle gomme adesso. Devi no, Bottas mi ha passato. Ah. No. Con le gomme fredde. No, Zunno. Maledetto. Ci ruba il punticino. Maledetto. Madonna, io... accidenta a me quel cordolo esterno. Si svernicia male. Ce la facciamo. Però io su Stroll non mi arrendo, eh. Secondo me, se mi concentro, la posso andare a prendere. Forse. Vieni qua, Lance Cillotto passeggiata. Dove vai? Dove scappi? Abbiamo carburante sufficienza per altri 5 giri. Attenzione. L'avevo detto che avevamo il potenziale. Per sta di dietro. Ma no. No. No, sopra il secondo, no. No, sopra il secondo. Ah. Dai, dai, dai che lo riprendiamo. Dai che lo riprendiamo. Sainz dodicesimo. Cosa ci fa Sainz dodicesimo? Il problema è che non abbiamo più Hertz. Non abbiamo più Hertz. Abbiamo le batterie della non Duracell. Comunque Zu ci ha guadagnato 3 secondi nei primi 2 giri usciti con le medie. Perché noi abbiamo un problema di velle scaldare e invece l'IA non ce l'ha. Vediamo se riusciamo a difenderci da Tsunoda, che tra l'altro abbiamo anche un conto in sospeso con Tsunoda, eh. Ah, lungo qua. Perché per chi segue tutte le live vi ricordo che ci ha buttato fuori a Barcellona. Quindi consiglio di startene buono buono. Dai, ultimo giro, 1:09 su Tsunoda. Stroll se n'è andato. Sei all'ultimo giro. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 10,5 secondi. Tanto Sainz fa il giro veloce. Chissà cosa gli è successo. Ah, ho fatto male queste due curve. Tsunoda 1:03. Sappi Tsunoda che se mi attacchi, pur di non farmi superare da te, ti appiccico al muro, eh. Te lo dico. Te lo dico prima. Quindi, statene buono.
Leclerc va a vincere, penso, l'ottava gara su 7 gare in questo gioco. È proprio un gioco, eh. Tanto mi concentro perché il serbatoio è praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. Devo assolutamente tenerlo fuori dalla zona del DRS. Andiamo a finire l'ERS, però dai, ce l'ho fatta. Dai, una buona tredicesima posizione, non male, dai, non male assolutamente, per niente male. Direi assolutamente posiziona, assolutamente onesta. Dai, è stata una buona gara, ragazzi, dai. Comunque guardate come tempi su giro, dai, c'eravamo, eravamo più veloci di Zhou, veloci come Stroll, quindi Yuki Tsunoda al mio voto di merito. Ma vaffanculo, Valsecchi, vai a cagare, mezzo secondo più veloci di Nissan, quindi direi che abbiamo fatto una gara assolutamente onesta. Vediamo se ve la faccio rivedere da qui. Eccolo qua, 214 Leclerc, 123 Verstappen. Cioè, risultati di stagione, no, voglio dire risultati. Ragazzi, primo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vittorie su 8 gare. Leclerc, wow, pazzesco, magari davvero, forse così la vita reale, caro mio. E niente, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.